Ciao a tutti ragazzi, bentornati, nuovo episodio della nostra rubrica Team Mono Regionale. Oggi siamo a Johto, eccovi qui il team. Quello che salta subito all'occhio è Lugia. Perché Lugia? Dato che i Pokémon più forti di questo formato sono un tipo spettro, un tipo ghiaccio e un tipo elettro, ho pensato, beh, perché non usare un Pokémon che è debole a tutti e tre? Ecco quindi che andiamo ad utilizzare Lugia, ragazzi. Poi, come potete vedere, il resto del team è, come al solito, molto meme, molto strano. In alto c'è, come sempre, il rental del team per andare a provarlo e qui sotto in descrizione c'è il paste. Non perdiamo altro tempo, ci tuffiamo subito in partita e vediamo cosa combina la bestia marina. Ragazzi, abbiamo trovato qualcuno che probabilmente sta usando qualcosa più strana di noi. Abbiamo trovato Giratina Piedini, che peraltro non è il massimo per il nostro Lugia. E intanto vediamo di girare un po' intorno a quel Giratina. Vediamo. No, lui ha fatto bruciapelo su uno che non prende i bruciapeli. Vai. Si sarà dimenticato. Voglio sperare che si sia dimenticato. Va bene, buon turno per noi. Abbiamo levato Inci dalle balle, che è sempre cosa buona e giusta. Quindi da una parte a me quasi mi va meglio che sia speciale questo Giratina, perché il mio Lugia in difesa speciale è molto forte. Arriva però Grimmsnarl. Lui mi fa Shadow Ball. No, Sciagura su Lugia. Allora, il fatto che lui abbia Sciagura mi fa pensare che il suo Grimmsnarl abbia Tuononda. Lugia è una suora, ragazzi, non picchia niente. Potremmo sporare Grimmsnarl, così da addormentarlo, e dobbiamo calmarci ancora. Questa qui sarà una... lo sapevo, c'era Tuononda. Questa sarà una partita di logoramento, ragazzi. Nel frattempo, dunque, qui siamo a più 2, lui è a più 4. Non lo tireremo mai giù, ragazzi. Non lo tireremo mai giù. Mai più giù. Io fra l'altro ho 5 pp di Aeroblast e basta. Che col senno di poi sarebbe stato meglio averne 8. Ecco. Questa partita durerà un sacco. Decoriamo Lugia e Aeroblast al 12% e rotti di crittare. Sarebbe bene lo facesse. Ecco. Ah sì, è giusto, non dobbiamo neanche rimanere parrati, perché c'è anche questa cosa. Se tu crittassi sarebbe bellissimo. Vedete il danno è questo qua. Non è un buon danno, ecco, per usare un eufemismo. Grimmsnarl dobbiamo evitare che... Ah, lui ha anche pressione. No, mi cala i pp doppi. No, questo è un grandissimo problema. Ho solo un altro Aeroblast da tirare su Giratina. No. Abbiamo la cosa peggiore che poteva capitarci, ragazzi. Giratina continua a dormire, ma noi se non lo crittiamo... E Lugia rimane parrato. Mamma mia. Si sveglia Giratina, Sciagura, che ci farà più male perché siamo... Critta lui, ragazzi! Critta lui! Critta lui! Partita finita. Ci ha crittato lui. Dovevo crittare io, ha crittato lui. Giratina Calmind che critta, l'abbiamo trovato noi. Bravo. Dunque, un team già un po' più normale, tra virgolette. Zamazenta. Ecco, Among Us è un problema. Perché non abbiamo TP Erba, non abbiamo Safety Goggles, non abbiamo niente che può shottarlo. Lugia però può fare abbastanza bene qui in realtà, perché c'è... Lui ha 3 erba, lui ha Among Us, Rillaboom e Ogerpon. Io provo a partire subito a cannone, provo a partire Smeargle Lugia. Vedo se fare tipo Decorite, Aeroblast, Crit, Among Us muore, tipo una roba del genere. Poi dietro posso mettere... Entei. Metterò Suicune Entei, guarda. È vero che piove, quindi Entei... Però metti magari Sacred Fire, Burno, Zamazenta, mi va bene, insomma. Allora, vediamo un po'.
Ecco, se lui tipo parte in Shamongus, fake. No. Però qui ha addirittura due redirection da fare. Può redirettarsi addosso all'uno o addosso all'altro. Per me dovrebbe fare Rage, Follow Me con Ogre Pon Spora. Ok. Quindi io posso fare Fake Out su cosa faccio? Chi danneggio prima? Beh, Ogre Pon lì è un problema anche per quelli che ho dietro, sicuramente. Facciamo così. Facciamo così. Se protegge Ogre Pon mi spezzo. Lui lo tera addirittura. E quindi non è più super efficace l'aeroblast. Male. Vabbè. Dovevamo andare di là, dai. Lui sale anche la difesa speciale. Non lo tireremo mai più giù. Mai più giù. Però se non altro ha tirato, non tirerà Zamazenta. Vabbè, in ogni caso ha fatto... Non ha preso niente. Però... Calma, c'è un però. Ah, Smeargle si è rotta la sash. Cazzo. Perché Ogre Pon adesso, essendo acqua, io lo posso sporare. Ok. Mi lo sporo. E Lugia verrà sporato da Mongus. E... Senti, se proprio ci deve sporare, che ci spori, che siamo a più uno perlomeno. No, lui fa go difesa. Quindi in realtà. In realtà allora. O mi spora Smeargle, ma non gli conviene. Infatti mi spora Lugia. Fantastico. Ci diminuisce anche la difesa, quindi a maggior ragione moriremo. Dunque lui mi spora Smeargle. Ok, siamo tutti consci di questo. Mi va doppio su questa slot. Quindi o me lo uccide o mi spora questa slot qui. Un po' fottuti, ragazzi. Proviamo a sporare qui e... No, ho ripreso. Air cold. Ma la vedo grigia anche questa. Lui fa polverabbia. Via dorme. Clavone su Smeargle. No, su Lugia. Ok. Allora, c'è da dire una cosa. Il nostro Smeargle adesso non è che sia così... Cioè, può fare solo Follow Me, praticamente. Perché lui... Io non posso neanche decorare, perché davanti mi sono trovato due che redirectano addirittura. Non uno. E... Io quelli che ho dietro non vanno bene. Devo portare Hitmontop, dai. Per intimidire Ogre Pon. Adesso sono cazzi. Amarissimi, amarissimi. Sono qui e... Lugia, ti devi svegliare alla grande di corsa. Perché sennò è un casino. Ogre Pon se ne va. Entra Zama. Zenta, sì. Sono qui. Ehi, guarda, Zamazenta, sono qui. Polverabbia. Va bene. Lugia si sveglia, grandissimo. Finalmente, qualcosa la fai allora.
Crit? No, proprio forte così. Allora, già che c'era poteva anche morire, eh? Cioè, così, giusto per. Allora, facciamo così. Allora, proviamo a decorare Lugia. Oppure no. Ma può anche essere che Among Us lo leva adesso. Proviamo a decorare Lugia, dai, e facciamo un Geoforza qui. E infatti Among Us va via. Entra Ogepon. Quindi siamo riusciti a decorarci Lugia, ragazzi. Sempre che Zamazenta non attacchi prima. Non siamo riusciti a decorarci Lugia, ragazzi. Va bene. Dai, si prenderà un Air Power a più uno, che qualcosina farà. Va bene, ok. Lo abbiamo anche droppato, ragazzi. Pensa che culo. Allora, io direi che Suicune mi sembra un buon ingresso qui. Allora, io sarei per fare anche Air Power su Zamazenta di nuovo. A parte che secondo me protegge. Però o protegge oppure potrebbe anche mettere Pelipper. Io non lo so chi è il quarto. Però farei Tailwind. E poi un calmino. Proviamo un calmino. E infatti Zamazenta protegge. Potrebbe esserci Rillaboom dietro, perché non me l'ha mai buttato. Non me l'ha mai buttato dentro. Oh mio Dio, ha fatto tantissimo. Ha fatto veramente tanto. Vabbè. Allora, facciamo una cosa. Noi facciamo Helping Hand, Aeroblast su Ogerpon. Per me Zamazenta se ne deve andare. No, invece Zamazenta resta. Air Power su Zamazenta, morto Zamazenta. Oh santo Dio! Crit! Crit! L'abbiamo crittato! Sì! Benissimo. Piangere sempre. Lui ha colpo maestoso, ragazzi. Non ha l'altra mossa, quell'acciaio, adesso non mi viene a mente. Vabbè, ok. Però, adesso arriva Incineroar. Che va bene. Ci sta. Ok. Allora, facciamo così. Adesso non siamo messi malaccio. Facciamo idrovampata qui. Allora, lui mi fa fake out su Lugia, ok? Va bene. Ma io Lugia non lo levo perché i miei boost non li voglio perdere. Facciamo idrovampata qui. Perché è droppato in difesa speciale, ragazzi, ricordatevelo. Quindi non dico che viene giù, ma prende una certa botta. Abbiamo anche la possibilità di burnarlo. Non fa fake out, ragazzi. No fake out da parte di Incineroar. Idrovampata non ha preso niente. Burnalo! No. Schiacciacorpo, auguri, la resistiamo 4x. Avevamo anche il multisquame. Privazione, ecco, questa fa un po' più male. Maledetto lui, e ci ha tolto anche il ciondolino. Va bene. Ok.
Allora, Zamazenta non è un grosso pericolo, abbiamo capito. Indi per cui io sarei per andare tutto su Incineroar. Non può terare perché ha già terato il povero Ogerpon che abbiamo crittato. Il danno... non ha preso niente. E allora... Lugia ci sa... No, non ci saluta. Però ci porta a meno uno. C'ha privazione... perché ha V. Ecco perché non ha preso niente. È Assault Vest quell'Incineroar. Abbiamo perso il vento in coda. Però adesso abbiamo un Entei cattivo. Che non mi ricordo se è Assault Vest o Benda Scelta. È Assault Vest. Ok. Allora, noi possiamo fare... Battipiedi su Incineroar. Lui chi ha dietro ha l'Amongus mal ridotto. Ok. Quindi per la verità... Ma no, facciamo battipiedi. E poi... ci riprendiamo, perché se ci fa privazione di nuovo ci distrugge. Il suo body press fa malissimo, ragazzi. Inci ci saluta. Noi ci riprendiamo. Non andremo full vita, ma... va bene. In realtà l'1v1 con Zamazenta droppato lo vinciamo sereni. Lo vinciamo sereni. Vediamo un po' situazione boost. Noi siamo a più 1, più 2 e qui più 0. Va bene. Allora, io direi che siamo tranquilli nel fare Magifuoco qui. E ci facciamo anche Aeroblast. Perché se mi siamo... perché Zamazenta è più veloce. Zamazenta è più veloce. Io farei Extreme Speed. E facciamo Aeroporto. Ho paura di missare le mosse, perché se mi spora adesso è un casino, ragazzi. Bitorzo l'elmo. Ok. Fate Extreme Speed, perché tanto Zamazenta sarebbe stato più veloce di Entei, quindi... ok. Ora siamo 1v1 con Zamazenta e lui praticamente fa molta fatica, per usare un eufemismo, a tirarmi giù. Se facciamo geoforza abbiamo vinto, ragazzi. Fa colpo maestoso, auguri ai figli maschi. Evviva! E Lugia ne ha portata a casa una, finalmente. Giustizia è stata fatta, ragazzi. La giustizia del crit è stata fatta. Andiamo a cercarne un'altra. Vediamo cosa ci viene fuori. Son pronto al peggio. Dunque. Non siamo ancora riusciti a portare Porygon oggi. Questa potrebbe essere una partita per Porygon. Regigigas. Ve lo ridico, Regigigas. Hitmontop bisogna che lo portiamo, perché altrimenti Calyrex ci devasta. Invece Hitmontop ha Bodyguard per bodyguardarci. Proviamo Lugia. Lasciamo a casa i due cani leggendari. Vediamo cosa ci salta fuori. Ok, quindi lui praticamente ha buttato dentro Inci senza prepotenza. Vabbè. Perché gas reagente gli annulla tutte le abilità. Ma lui ha scudo abilità. Ragazzi, ma che cos'è? Allora, io faccio così. Senti me. Io Inci lo sporo. Lui un fake out.
o mi evita la spora o mi evita la Trick Room. Di una a due. Ok? Pesce. Beh, lui si evita la spora, quindi giocherà in Trick Room. Neanche. Ah, lui mi taunta lì. Cioè, proprio ha una paura fotto. Ma perché non l'hai fatto di lì? Ero fermo. Va benissimo. Allora, noi facciamo entrare Smirgol, bisogna che lo cambiamo, perché è tauntato, ha solo mosse di stato. Non è vero, ha bruciapelo, ma non può farlo. Allora, se noi facciamo entrare Hitmon top, facciamo così, e qui facciamo un bel Terra Blast, iniziamo a danneggiare un po' Inch. Allora, Terra Blast, ragazzi, su Porygon 2 in realtà è abbastanza buona, perché può essere fisica o speciale a seconda della nostra statistica più alta, che ci aumentiamo con download. Ecco, lui mi toglie anche le violite, benissimo. Che ci aumentiamo con download. Il problema è che download non è partito. Accidenti. Allora, noi facciamo un bel Zuffa e Inci, se rimane muore, iniziamo a fare Terra Blast su Weezing anche. Inci è rimasto, ragazzi, e non ha terato. Ah, se ne va prima che gli arrivi la zuffa in faccia. Allora, chi si prende zuffa? Calyrex. Mette Calyrex. Ti prego, metti Calyrex. Per favore, ti scongiuro. No, Urshifu. Urshifu. Ah, povero Hitmontop. È uno spot eccezionale per Lugia, in realtà. In realtà. Allora, Hitmontop è droppato di tutto quello che è possibile dropparsi. E lo cambieremo con Lugia. E noi zuffa di Urshifu non la reggiamo, perché abbiamo perso le violite. Perché potremmo fare, però sprecare la terra così, no, poi deve entrare Calyrex. Proviamo un Terra Blast giusto per danneggiarlo. Allora, in realtà per quelli che sono entrati in campo la Trick Room non mi avvantaggia. Ok. Però lui ha sbagliato, perché poteva fare benissimo Surging Strike. Rientriamo con Hitmon top o Smirgol? Siamo con Smirgol. Hitmontop bisogna che ce lo teniamo buono per quando arriva Calyrex. Noi bisogna che siamo in campo con Hitmontop quando c'è Calyrex. Ne facciamo turni Trick Room, che a questo punto mi auguro finisca il prima possibile, e finisce adesso. Facciamo calmamente e fake out su Ragazzi, sembra una cacata, ma facciamo fake out su Weezing, perché non voglio che mi taunti Lugia. Lui peraltro non protegge Urshifu. Urshifu è Scarf, ragazzi. Quindi fuori da Trick Room sarà più veloce di noi. Potevo ucciderlo adesso. Fa niente. Allora, noi bisogna anche che non ci dobbiamo far tauntare nemmeno Hitmontop.
difficile questa situazione. Allora, se Urshifu è loccato su Zuffa, a me sta anche bene, perché a Lugia non mi fa niente. Quindi noi facciamo Geoforza. Non sei palloncino, tipo, vero? No. Okay. Facciamo Geoforza qui, tanto chi può entrare. Inci, che abbiamo già visto. E l'altro è Calyrex. Non penso ci abbia Rillaboom. Quindi Geoforza va bene. E poi facciamo Bruciapelo sempre su... facciamo qui. Dovrebbe venire. Spero venga giù. Spero venga giù. Urshifu poteva venire giù. Ti prego, vieni giù. Benissimo. Perfetto. Allora, siamo in uno spot meraviglioso. Parte anche Intimidate su Urshifu. Se proprio. Allora, ok, entra Calyrex. Entra Calyrex. A questo punto noi... a questo punto noi facciamo... potrebbe far entrare Inci. Allora, con Hitmontop facciamo Bodyguard, va bene. Dopodiché facciamo... facciamo Air Power qui. Magari entra Inci. No, però facciamo così. Va, facciamo così. Io ho anche... ah, ho anche il Sucker Punch per... Calyrex. Uff. Ecco, se mi ha fatto tipo... ok, ci è cascato con tutti e due i piedi. Ok, il danno non è malaccio. Mi aspettavo qualcosina in più, però... alla fine siamo solo a più uno, quindi vabbè. Allora, noi facciamo aerocolpo qui e possiamo fare sbigo attacco su Urshifu, perché lui è Scarf e mi deve, non può proteggere. Lui Terra, Calyrex, ma che ti... che cosa lo teri? Cosa sei? Acqua. Vabbè. Per non prendere Sucker Punch, probabilmente, ma io non te l'ho fatto lì. Te l'ho fatto di là. A questo punto lui spero non mi abbia rifatto schegge astrali. Non l'ha fatto. Vabbè, va su Lugia. Va bene. Okay. Non ci ha levato tantissimo. E anche Life Orb, cazzarola. Aerocolpo, noi finiamo il lavoro. Eh sì. Eh sì che finiamo il lavoro. È andato giù anche Calyrex. Come lo batti Calyrex Shadow? Con Lugia. Senza terare. Tera che faremo adesso, perché altrimenti knock-off che abbiamo già visto ci rovina. A parte che lui dovrebbe forfettare adesso, perché... cioè, cosa stai a fare? Ma lui, no, non si arrende. Allora, faremo la nostra Tera Folletto su Lugia. Che non guarda in camera, ha qualcosa da dire a uno degli spettatori presenti sugli spalti, perché è girato tutto da una parte. Lui fa fake out nel posto più sbagliato del mondo, quindi si prenderà anche un air power. Va che bello. Boom. Ok, benissimo. Drop perché sì. Ora io non vedo come lui possa tirarmi giù la bestia marina che se ne porta a casa un'altra. Signori, mi avessero mai detto batti Calyrex Shadow con Lugia, io ti avrei detto
Quindi signori, siamo alla fine, se non l'avete ancora fatto vi ricordo di lasciare un bel mi piace, lasciatelo un bel mi piace, di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo prossimamente con un altro video della rubrica Mono Team Regionali. E ragazzi, vi consiglio di iniziare a preparare la crema solare perché farà veramente caldo nel prossimo episodio. Ciao!